Sul finire dell'estate, tradizionalmente nei paesi di montagna come la Garfagnana, i contadini venivano a valle nel centro, nel capoluogo dove stiamo oggi a Castelnuovo Garfagnana, per portare i loro prodotti, per portare i loro animali, soprattutto le vacche dell'antica razza garfagnina, poi soppiantata da quella brunalpina qui localmente, e venivano qui in piazza per fare gli ultimi acquisti per affrontare l'inverno che qui era veramente duro. Da diversi anni, come Gal Garfagnana e come Ponti nel Tempo, che è un progetto di marketing territoriale della provincia di Lucca, ci occupiamo di organizzare la partecipazione dei produttori, dei caseifici. Negli ultimi anni poi si sono aggiunti anche i Montoni a fare da corredo alla manifestazione, e quest'anno anche i produttori della filiera corta, quindi la vendita delle produzioni agricole del territorio. Quindi vedete che la manifestazione sta assumendo caratteristiche magari anche innovative, diverse rispetto alla classica e tradizionale mostra dei formaggi, ma i produttori la fanno ancora da padroni, diciamo, in questo evento, perché il formaggio che riescono a portare è sempre di ottima qualità. In questo momento stanno valutando le forme e intorno all'una vi sapremo dire chi sarà il vincitore di quest'anno. Al posto delle antiche fiere, oggi da 3 anni si tiene qui a Castelnuovo la mostra mercato degli arieti di razza garfagnina bianca, che organizza e promuove il consigliere comunale Eugenio Casanovi, che è anche presidente della Commissione Agricoltura. Sì, questa manifestazione è ormai alla 3ª edizione, siamo orgogliosi di essere riusciti a farla diventare un classico nell'ambito della Fiera del Formaggio e dell'inizio delle manifestazioni di inizio settembre. Gli arieti sono soggetti tutti interessanti di razza garfagnina, è una razza in via di estinzione, e noi siamo molto contenti di aver fatto questa esposizione perché deve servire come vetrina. Gli arieti ogni 2 o 3 anni devono essere sostituiti nel gregge, perché sennò c'è consanguinità, e questa è un'occasione di festa, di trovarsi fra allevatori e di richiamare anche gli allevatori degli altri versanti appenninici di Modena e di Reggio a comprare i nostri montoni, perché da noi magari nello stesso gregge non sarebbero più buoni. È un sistema di valorizzarli, ma anche di far festa, di farli vedere al pubblico, di farli vedere ai bambini, di far conoscere il lavoro del pastore, il lavoro dell'allevatore, di far conoscere la razza garfagnina. Nel primo censimento del dopoguerra in Garfagnana c'erano più pecore, più ovini che abitanti. Qual è il futuro in questo settore, che vedo rappresentato oggi da non più di 13 aziende? Sì, diciamo, le aziende sono molte di più, queste sono le aziende iscritte al registro anagrafico della razza dell'ovino garfagnino bianco, cioè delle pecore garfagnine. E in tutto le pecore garfagnine, teniamo presente che negli anni 90 erano rimaste 40-50 soggetti più un nucleo in allevamento sul Gran Sasso, in provincia dell'Aquila, che la forestale aveva delocalizzato in Abruzzo. Attualmente sono risalite a quasi 700 capi, e sono distribuite in una 20ina di aziende. Non tutti hanno l'ariete da portare in fiera, chiaramente, perché chi ne ha 2, chi ne ha 3 ne poi li porta per cercare di venderli, chi ne ha uno solo magari non ha voglia di portarlo in esposizione. Questo però è un allevamento di nicchia, è l'elite dell'allevamento della Garfagnana, che sono gli allevatori iscritti all'APA, l'Associazione Provinciale Allevatori, nel registro anagrafico della razza garfagnina bianca. Razza ovina garfagnina bianca in via di estinzione, è una razza che è inserita nel registro nazionale delle razze autoctone in pericolo di estinzione. E, ragionando invece di ovini in complesso, in totale, anche di razza massese e di altre razze, dobbiamo pensare che nel dopoguerra solo la Valsoraggio aveva più di 20.000 pecore. Valsoraggio attualmente c'è un greggio o due, non c'è niente di che, tra l'altro non è neanche sceso in fiera il pastore della Valsoraggio. Questo è il mutamento dei tempi, un mutamento delle tradizioni, un mutamento socio-economico della valle. Questo non vuol dire che non si devono trovare nuove opportunità e non ci devono essere motivi di continuare ad allevare gli ovini, perché se un tempo era la necessità
la transumanza con la Maremma, la tradizione a portare i nostri pastori dalle alte valli alle campagne del Livornese o addirittura anche più lontano, con la transumanza a piedi. Adesso il mondo è cambiato, la transumanza la fanno ancora, il Busti è salito con 1000 pecore a Monte Prado, sta tornando adesso indietro perché cominciano a partorire, 1000 pecore che pascolano all'Alto Appennino non sono poche, anche se ci sarebbe spazio per decine di migliaia. Noi crediamo che l'opportunità di conoscere la zootecnia e la possibilità di fare zootecnia anche non come attività professionale primaria ma per hobby o per gli agriturismi o per questo ritorno alla campagna debba essere fatta con queste razze, perché sono razze estremamente legate al territorio, che si possono allevare in grossi nuclei ma anche in piccoli nuclei e possono servire per pulire, per mangiare l'erba, per tenere degli incolti sotto controllo, per evitare gli incendi, far manutenzione del territorio. È molto diverso dalla pastorizia che produceva montagne di formaggio e tonnellate di lana con greggi grossi degli anni 50 o addirittura prima della Seconda Guerra Mondiale. È una pastorizia diversa che però è essenziale per la manutenzione del territorio, e io credo che abbinare al nostro territorio la razza giusta, che è la razza Garfagnina Bianca, sia il futuro dell'ovinicoltura in Garfagnana. Abbiamo detto del numero delle pecore residue che ci sono in Garfagnana, è difficile trovare un vero pastore, lei vive di pastorizia? Io penso di essere l'unico che ha rilanciato in Garfagnana questa razza. Come si chiama? Cavani Mario. E dove lavora? Lavoro nell'Alpe di Pietrafossano. Quanti ovini c'ha? Un centinaio. È possibile vivere oggigiorno con un gregge? No. No, non ci si fa. Non ci si fa per quale motivo? Ed è che noi siamo... Si fa una lotta contro tutti. Nessuno ci dà una mano. E praticamente quando la roba costava una cifra ci si aveva. Ora, siccome il mantenimento è andato a prezzi enormi e non ci si può fare più. E tu mi dai, perché lo fate? Ormai lo facciamo per hobby. Liberi così, perché noi l'Italia è a capolinea, abbiamo distrutto le campagne, distrutto i valori dei nostri vecchi, siamo ridotti a un sapere di indirizzo andare a casa, e neanche adesso c'è il sistema, i valori, il patrimonio, il totale abbandono è la peggio cosa che può esistere. E qui abbiamo fatto tutto quello. Di chi è la colpa io non lo so, non mia, io non so colpa. Tito Livio, quindi parliamo di 2000 anni fa, ci dice in un passo che da Luni e da tutto il territorio di Liguri, quindi anche da qui, dalla Garfagnana, veniva un formaggio che veniva marcato proprio come avviene oggi col pecorino della Garfagnana, e che i giovani romani di allora ne andavano veramente pazzi. Questo per dire quanto le tradizioni sono tenaci quando affondano nella storia dell'uomo, come avete sentito dalla precedente intervista. Allora, prima di tutto rifocilliamoci con del parmigiano reggiano, mentre di qua la produzione era soprattutto del pecorino, perché la Garfagnana è montuosa e quindi la pecora si adatta. Da voi c'erano ampi spazi per le vacche, lei è un produttore proprio? Noi produciamo parmigiano reggiano, un'azienda privata con tutta conduzione familiare, e nel 2008 abbiamo iniziato a fare vendita diretta su tutto il territorio italiano. Quanti animali avete? 250 capi di bovini, 120 in lattazione come numero massimo. In che zona siete precisamente? Noi siamo ai piedi del Parco Nazionale, siamo a Vettodenza con il caseificio a Castelnuovo nei Monti, dietro la pietra di Bismantova. Ecco, la pietra di Bismantova che ci porta a tanti ricordi storici, addirittura degli Etruschi e dei Liguri. Si tira avanti bene producendo formaggio o ci sono problemi oggi? Brutta domanda. Adesso con il terremoto si sta riprendendo il prezzo, ma nei primi 4 mesi dell'anno era andato in picchiata. Siamo arrivati ai massimi storici nel dicembre 2011, da gennaio a marzo, ad aprile abbiamo fatto un crollo, e a maggio, sfortuna del terremoto, però il prezzo del mercato del parmigiano è aumentato. E quindi per il futuro?
noi andiamo avanti a vendere il nostro prodotto, poi il mercato non lo guardiamo, perché una piccola produzione come la nostra non facciamo mai riferimento al mercato. Dopo le pecore, il latte, il formaggio, uno dei cardini della vita della Garfagnana era sicuramente il castagno, e abbiamo con noi un esperto di questo albero che ultimamente ha avuto grossi problemi. Sì, ha avuto e purtroppo le ha ancora questi grandi problemi, perché per diversi fattori. Uno, sta cambiando anche le stagioni, stanno cambiando, quindi la siccità estiva già influisce sulla produzione. L'altro è il cinibide, quell'insetto che è arrivato dal Giappone, che anche da noi in Garfagnana si sta allargando a macchia d'olio, e quest'anno e il prossimo anno saremo proprio nel culmine di questa invasione. Voi avete preso delle contromisure contro questi insetti? Sì, questo a livello nazionale è stato partendo dall'Università di Torino, a Cuneo soprattutto, è stato cominciato a lanciare quest'antagonista che si ciba della larva del cinibide, e quindi si spera che nel giro di 7-8 anni riesca a equilibrare un po' tutto. Non è che spariscano, conviveranno sempre, ci saranno, però sarà un danno minimo. Però adesso si profila un problema di siccità, di stagioni che cambiavano, come diceva lei, e poi anche un problema di una muffa che potrebbe attaccare l'albero. Sì, proprio per questo il problema forse più grande, che ancora non sappiamo bene, perché da quest'anno ci saranno sperimentazioni su diverse università, sia dalla Tuscia, Firenze, Torino. Questa Gnomoniopsis, che è un fungo che attacca la castagna, è un marciume della castagna, quindi qualcosa abbiamo già visto l'altro anno nelle sagre delle Caldarroste, e si trovavano molte castagne marce. La mia paura è che quest'anno sia molto di più, quindi quando si arriverà a ottobre, in base all'umidità, alla temperatura, se saranno favorevoli, può darsi che si sviluppi maggiormente questo fungo. Quindi il problema sarà di trovare delle belle castagne, quelle che ci saranno, e dentro saranno anche marce. Quindi per un problema maggiore per il territorio come la Garfagnana, dove è vocata a fare farina, soprattutto DOP, e mancanza di queste oppure di castagne marce influirà molto sul prodotto, insomma. In conclusione di questa mostra, dai sapori così forti, dai colori così accesi ed anche dai personaggi così straordinari che abbiamo incontrato questa mattina, non potevamo non parlare col primo cittadino di Castelnuovo. Sì, una giornata di festa, una giornata di sapori, una giornata di colori, una giornata soprattutto di tradizione. Non ci scordiamo che questo primo settembre, questo mercato e fiera del formaggio risale al 1472 a Castelnuovo di Garfagnana, quindi una tradizione antichissima. Noi come amministrazione abbiamo voluto fortemente riportarla il primo settembre. Negli ultimi anni era stata spostata al primo sabato del mese di settembre, ma credo proprio che per ridare anche un valore storico a questo mercato del formaggio, questa fiera del formaggio così importante per tutta la valle e la media valle, credo che bisognava ridargli un'identità a partire dal giorno di effettuazione. Abbiamo anche messo in mostra, recuperandoli, la razza garfagnina degli ovini con gli arieti garfagnini, che sono degli splendidi esemplari e che noi speriamo possano recuperare anche loro quegli allevamenti di cui la Garfagnana era ricca, e chissà, forse un domani avere anche una DOP sulla carne di questo ovino, che è una carne molto gustosa, ricca in proteine, veramente eccezionale. Quindi dare un input a quello che è l'allevamento ovino, la produzione di formaggi. Abbiamo anche il mercato contadino con tanti piccoli nostri produzioni, quindi cercare di rilanciare un po' l'economia agroalimentare in Garfagnana, che credo sia uno dei punti da portare avanti per un rilancio della valle. L'orologio della torre ariostesca segna il tempo della fine di questo mercato, di questa terra che avrebbe tanti numeri quanto questo cartellone che vedete alle mie spalle, quello della tombola che tra poco verrà estratta
e verrà premiato il vincitore insieme al vincitore di questa mostra mercato, che è senz'altro la Garfagnana. La Garfagnana, con tutti i suoi numeri, con tutte le sue produzioni, che meriterebbe davvero di più, non solo come turisti, ma per le sue qualità profonde, umane e di storia. Una terra che purtroppo tante volte è lasciata a se stessa. Da Castelnuovo Garfagnana, con nel cuore, negli occhi, nel palato e nel naso gli odori di questa terra, del latte, dei formaggi e anche la vista splendida di quegli arieti che ci hanno ricordato la storia di questa terra montuosa e piena di favole, di racconti e di storia, vi salutiamo caramente.